Buona partenza, dai! Amici di VadorMax, benvenuti in questo nuovo video. Sono le 18.10 di venerdì sera, per cui inizio ufficialmente un nuovo weekend vlog. E credetemi, sarà un weekend veramente intenso. Mi farò tanti di quei chilometri che metà basta. Per cui adesso mi fiondo a casa perché stasera direzione Jesolo. E dopo lo scoprirete perché. 2 hours later. Allora, perché Jesolo? Perché stasera farò la mia seconda wildcard nel campionato Amici del Kart Veneto e sarà per l'appunto la pista azzurra di Jesolo. Io non vedo l'ora di entrare in pista a correre perché veramente Jesolo è una di quelle piste in cui ho sempre voluto girare e finalmente riuscirò a depennarla dalla mia lista. Per cui spero di sbrigarmi perché qui a Padova Est c'è un traffico esagerato. Guardate che roba, cioè veramente, cioè che cacchio sta succedendo? Una roba assurda. Spero di arrivare prima delle 9. 3 hours later. Ok, io sono appena arrivato in pista. Mi sbrigo al volo, mi cambio, cambio la visiera al casco e mi fiondo subito a prepararmi, perché credetemi, sono in ritardo. C'è stato un casino della Madonna in autostrada. Veramente, credo di non arrivare in tempo. Miseria, se queste sono le premesse per il weekend sarà qualcosa di pazzesco, veramente. È stata una gara assurda, veramente ricca di colpi di scena, lo vedrete nel video, credetemi, ne varrà assolutamente la pena. Adesso però me ne vado a letto perché è l'1 e domani mi attende una bella giornata di lavoro. Buonanotte. Buon sabato, gente. Sabato totalmente passato in relax, non ho fatto praticamente niente. Stasera credo che mi metterò a finire di montare il video che vedrete domenica 20, quando praticamente sarei dovuto andare a fare la 3 ore, però i posti per la 3 ore classica di fine stagione per quanto riguarda l'Endurance del VKP sono stati polverizzati in 6 ore. Praticamente io e Umberto ci siamo ritrovati ad essere il 29esimo team nelle riserve. Una roba mostruosa, un sold out pazzesco, veramente. Comunque, menù di oggi, montaggio video, stasera finirò di montare appunto il video che vedrete domenica 20 e poi a nanna presto perché domani ne dovrò macinare di chilometri. Signori, ben ritrovati al Monza Mini Circuit. Come mai mi trovo qui? Perché sono venuto a vedere l'ultima tappa dell'International GT Open e soprattutto a tifare il buon Federico Leo. Vi lascerò in descrizione il canale. Sarà la mia prima volta qui a vedere una gara di Gran Turismo, prima volta in assoluto. Veramente sono gasatissimo a mille, mi aspetterò una bella giornata, però prima vado a prendermi qualcosa di caldo perché effettivamente fa un po' freschetto oggi.
Devo proprio ammetterlo, è stato veramente un weekend di quelli allucinanti. Devo ammetterlo, adesso come ci fate a pensare, un weekend nella storia. Perché alla fin fine sono stato in due piste che hanno fatto la storia della propria categoria. La pista azzurra di Jesolo, per quanto riguarda il karting, visto che comunque ci ha corso un certo Ayrton Senna, e il tempio della velocità in persona, ovvero l'autodromo nazionale di Monza. Veramente mi sono divertito tantissimo, sia a guidare ma anche a veder guidare, perché credetemi, è stato veramente un gran spettacolo vedere tutte quelle categorie, Formula, Turismo, Gran Turismo, cioè veramente. Poi ho conosciuto anche tante altre persone importanti che anche che come me condividono questo percorso su YouTube. Non vi spoilerò i nomi, però lo vedrete nel video dedicato appunto a questa giornata di domenica. E regola numero uno per Monza, andare via con delle scarpe comode. Ho una vescica sui piedi che non potete neanche immaginare da quando ho camminato. Rischi del mestiere. Comunque, se questo video vi è piaciuto, invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare a tutti i social che trovate in descrizione, Facebook e Instagram, attivate la campanella di notifica, quella è molto importante, e preparatevi per i prossimi video. Da vostro Vodomax è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye!